È l'occasione di chiudere il discorso playoff, ma non sarà affatto facile. Spesso infatti il Verona grandi firme è risorto proprio quando tutti lo davano per finito. Snodo dunque importante se non decisivo. Il tecnico biancazzurro recupera tutti, tranne Campagnaro. Il probabile 11, Fiorillo Trepali, in difesa Ciofani, Perrotta che rispetto a ieri sembra in vantaggio su Bettella, Scognamiglio e Del Grosso. A centrocampo Bruno fungerà da schermo, Memuscia e Brugman Mezzeali, in attacco il rientrante Marras e Sottil a supporto di Mancuso. L'ideale sarebbe naturalmente vincere, fondamentale però non perdere. Pillon. L'obiettivo è sempre quello di vincere le partite, perché quello è sempre in primis, devi metterlo davanti, ma poi si arriva anche, cioè non buttiamo via. Diciamo con equilibrio, ecco, cercare la vittoria con equilibrio. Sì, dobbiamo essere intelligenti. Intelligenti. Non essere una partita che deve essere studiata molto bene perché Verona è una squadra che è molto propositiva. Nella gara di andata il Pescara non ha mai creato così tanto, probabilmente fuori casa contro una grande squadra come il Verona, È vero. senza concretizzare purtroppo, però ha accusato nel contempo delle difficoltà nelle varie transizioni. Hai letto perfettamente la partita. Noi abbiamo fatto subito inizialmente, li avevamo messi lì, avevamo creato subito due palle gol e la prima situazione di ribaltamento di fronte ci hanno beccato e questa la dice lunga. Cioè, noi abbiamo preso gol in contropiede in casa, insomma, cioè in casa loro. Bisogna stare molto attenti alla fase di non possesso palla e soprattutto quando attacchi devi essere molto intelligente, come hai detto precedentemente, nelle coperture, nelle marcature preventive, bisogna essere molto bravi in questo. Perciò sta pensando magari a impiegare di nuovo Bruno davanti alla difesa, magari potrebbe essere una soluzione. Non lo so, Era un preambolo, un ragionamento per arrivare a questo. può essere questo, può essere di no, può essere che lo impieghi anche in un altro ruolo, Dio sa. Verona in crisi e contestato, Grosso in bilico, sesto posto di gran lunga inferiore alle attese della vigilia, appena 18 punti conquistati nel girone di ritorno, tre pareggi nelle ultime 5 partite, la vittoria manca dall'8 marzo 2-1 a Perugia, il gol da 210 minuti, indisponibili gli ex Ragusa e Crescenzi, 4-3-3 diversi dubbi, Silvestri Trepali, Faraoni, Bianchetti, Davidovic e uno tra Vitale e Balkovec in difesa. Anderson o Danzi, il rientrante Gustafsson e Zaccagni a centrocampo davanti Matos e Lee o Di Gaudio in appoggio a Di Carmine, preferito a Pazzini. Tutti insieme cerchiamo di raggiungere questo obiettivo che è molto importante, che sono i playoff, per poi giocarci tutto lì. Noi saremo la mina vagante. Se andiamo ai playoff saremo una mina vagante per tutti. Ormai è un mantra. Ai playoff saremo una mina vagante. Lo ripete Io l'ho detto da, ho detto, da se tante no, settimane, l'ho almeno un detto, paio di mesi. io l'ho detto, se arriviamo ai playoff abbiamo delle caratteristiche che secondo me possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Poi nel calcio succede di tutto, però noi con le caratteristiche che abbiamo noi, con i giocatori che abbiamo, che sono agili, veloci nei campi, siamo una squadra che può rompere le scatole a tutti. Perciò, ma intanto l'obiettivo deve essere centrato, perché se non centri quello hai tutte parole che vanno in fumo. Perciò l'obiettivo è quello, centrare l'obiettivo.